Buongiorno a tutti amici miei e buon mercoledì a tutti qui dalla zona rossa di casa di Francuzza. Oggi vi faccio vedere come si fanno gli arancini di riso ripieni. Va bene? Io qui ho bollito mezzo chilo di riso bianco. Va bene? Poi ci metto il sugo. Lo coloriamo un poco. Anche il sugo che vi rimane lo potete tranquillamente metterlo. A me mi è rimasto un po' di sugo alla bolognese. Non si butta niente ragazzi, perché siamo tutti quanti in quarantena, quindi quello che avete in frigo lo prendete e fate le cose come le faccio io, no? Io non butto niente. Riciclo tutto ragazzi, perché non si può andare ogni giorno nei supermercati a fare le file. Quello che si può facciamo. Allora, aspetta che tolgo il basilico. Poi ci metto un po' di pepe. Un po' di pepe, mettiamo un po' di sale. Poi io ci metto anche un po' di formaggio fuso. Vedete? Che escono più saporiti, più buoni. Poi metto anche due uova. Due uova, va. Acqua chiara! Buongiorno a tutti, guardate, guardate. E imparate, soprattutto imparate con la cucina di Francuzza. Oggi andiamo sul salato, poi dopo vi farò vedere tante altre mie ricette squisite, salentine, pugliesi, mescoliamo tutto, poi ci potete mettere anche quello che volete dentro, eh? Io adesso ho messo questo formaggio fuso perché dà più sapore al riso, a tutto il condimento. Ecco qua. Quindi poi ci metto, vado a mettere il pane grattugiato. Mettete un po' di pane grattugiato. Così rimangono belli compatti gli arancini, non si sfaldano. Ecco qua, ecco qua. Io direi di metterne ancora un altro poco. Poi lo lavoro con le mani, ragazzi, eh? Lavoriamo così con le mani, perché poi dobbiamo fare le forme degli arancini. Questi sono poi facilissimi da fare. Ecco qua, questo è l'impasto. Quindi ci ho messo un po' di sale, due uova, il pepe. Poi in base a quanti sono gli arancini vi regolate voi stessi quello che volete mettere dentro. Altro poco, eh? Mettete un po' di pane grattugiato così si mantengono. Io ne ho messo un altro poco. Ecco qua. Facili, facili e buoni. Allora, adesso formiamo
gli arancini. Ecco qua. Mettiamo dentro gli arancini, io metto un po' di mozzarella e del prosciutto. Poi se avete pisellini, se avete qualcosa, pure una bella scamorza affumicata, la potete anche mettere dentro, eh? Allora, io mi prendo un po' d'acqua, così mi bagno pure le mani, così non si appiccica il riso. Allora, così fate una bella schiacciatina e poi ci mettete la mozzarella. Voilà, e chiudete. Ottime. Ecco qua, vedete l'arancino? Queste poi le mettiamo dentro il pane grattugiato e fate sempre così finché non si finisce tutto il riso. Mettiamo mozzarella, un po' di prosciutto e chiudiamo. Cosa voglio da te? Tipo polpetta, polpettone, eccolo qua. Dai che questa settimana poi vi faccio vedere come si fanno le orecchiette, le cesi, eh? Facciamo le orecchiette e i macarruni, così li chiamiamo qua a Lecce. Orecchiette e macarruni, che sono ottimi, buonissimi. Ecco qua, vi bagnate sempre le mani con un po' d'acqua, così non si attacca il riso alle mani. Per te ho comprato stasera. Dovete spegnere la televisione, ragazzi, non dovete sentire. Ogni tanto, una volta al giorno va bene, ma non è sempre, guarda. Ci vuole un po' di musica, un po' di relax, perché se no non se ne esce più qua. Ci viene l'ansia, la depressione, ragazze. Ma io non me la faccio venire, perché mi metto nella mia zona rossa con la radio accesa e cuffando c'è bollenù. È sempre la più lunga, sai perché? Del mio cuore. Ecco qua le mie arancine. Non si usano più. Va bene? Questo quanto riguarda la prima fase, che poi la seconda fase è facile. Adesso vi faccio vedere poi come metto il pane grattugiato e poi dopo si vanno a friggere in abbondante olio di semi. Io le faccio nell'olio di semi e poi quando l'olio è ben caldo mettete le arancine dentro. Mi raccomando, le arancine quando fate le mettete nell'olio, vi faccio vedere, eh?
mo vi faccio vedere. Allora, queste sono le arancine, fate così, vedete? Poi quando l'olio è ben caldo, guardate che bontà, prendete, vedete, prendete questa paletta, la mettete qui sopra e l'andate a immergere nell'olio, pian piano lo fate scivolare, così non vi schizza l'olio, va bene? Dai ragazzi, ci vediamo dopo all'ultima fase, va bene? Ciao a tutti dalla vostra Francuzza, seguitemi su YouTube, andate nel mio canale, mettete un bel like e commentate. Ciao amori miei, dalla vostra Francuzza è tutto.